Prologo inizia con una Vespa. La Vespa è perfetta per caricarci della roba. Soprattutto la Vespa Primavera, quella degli anni 70. Perché in quegli anni che siamo, 1974, 18 maggio 1974. Sul pianale della Vespa ci si può caricare quello che si vuole. Valigie, borse, pacchi, scatoloni. Si tengono tra le gambe e ci si va in vacanza, oppure si trasportano per la città, oppure si portano in un posto preciso. C'è un ragazzo che si chiama Silvio, ha 21 anni e se ne sta a cavallo proprio di una Vespa Primavera, seduto, il busto reclinato in avanti, con le braccia appoggiate al manubrio e i piedi per terra. Dove va? Da nessuna parte. La Vespa è ferma con il motore acceso e il ragazzo se ne sta lì come se aspettasse qualcuno, fermo in quella piazza rinascimentale tra il loggiato e la fontana. Piazza del Mercato si chiama. Siamo a Brescia. E cosa fa? Niente. Sono le 3 di notte. Brescia è una cittadina piccola, tranquilla, e a quell'ora la gente dorme. Dormono tutti, tranne Silvio, quel ragazzo che aspetta sulla Vespa con un pacco sul pianale. È strano, ma c'è un'altra cosa, ancora più strana, ancora più inquietante. Sotto la maglia, attaccata alla cintura, quel ragazzo porta una fondina. E dentro la fondina c'è una pistola, un'automatica 7,65, con il proiettile in canna. Sono le 3 di notte e a Brescia dormono tutti. Ma all'improvviso, chi abita nelle case che stanno ad almeno un paio di isolati da Piazza del Mercato, si sveglia di colpo perché i vetri delle finestre sono andati in frantumi e anche chi abita più lontano si sveglia di soprassalto. Cos'è stato? Un rumore forte, un botto, un'esplosione che ha fatto tremare i vetri di mezza Brescia. È stata la Vespa. Un'esplosione l'ha fatta saltare in aria, dilaniando il ragazzo e uccidendolo sul colpo. Perché in quel pacco che teneva sul pianale c'era un chilo di tritolo e nitrato di ammonio, con un innesco elettrico collegato ad un congegno ad orologeria. Insomma, una bomba. Fine prologo. Inizia la nostra storia. La nostra storia inizia alle 7 del mattino del 28 maggio 1974. C'è un uomo, un operaio che si chiama Manlio, che si alza a quell'ora per andare al lavoro. Si mette in giacca e cravatta perché sa che non ci resterà per molto, perché quella mattina c'è sciopero e lui tornerà a casa per prendere Livia, sua moglie, che è un'insegnante, una professoressa di lettere, molto attiva nel sindacato, la CGIL Scuola, ha 32 anni, per andare insieme ad una manifestazione. E infatti Manlio torna a casa alle 8 e Livia non è ancora pronta, come al solito. È sempre in ritardo, Livia. Io arrivai a casa e suonai il campanello, che naturalmente lei era in ritardo, le dissi: dai, porco cane, possibile che tu non sia mai pronta, sei sempre in ritardo. Sai come sono fatta a non brontolare. Venne giù e insieme ci abbracciammo, incontrammo una vicina che abitava vicino a noi, la quale ci disse: avete stamattina uno strano sorriso di felicità ambedue. Cosa vi sta succedendo? Stiamo andando incontro alla vita. Ha un'aria così felice, Livia. Lo è sempre. Molto attenta, molto entusiasta in tutto quello che fa. Molto felice. Va bene, però bisogna sbrigarsi, perché sono già le 8 e il programma della manifestazione è molto intenso. Ore 9, concentramento a Piazza della Repubblica, Piazza Garibaldi e Porta Trento. Ore 9.30, corteo fino a Piazza della Loggia. Ore 10, comizio pubblico. Si sta facendo tardi, sono già le 8. Si stanno preparando anche Alberto e sua moglie Clementina, che tutti chiamano Clem. La sera prima c'era stata una riunione con i compagni del sindacato, sono insegnanti anche loro, Alberto di fisica e la Clem di lettere, molto attivi nella CGIL Scuola. Avevano fatto molto tardi e poi, dopo, Giorgio, il loro bambino, che ha 1 anno e mezzo, non aveva proprio voluto saperne di dormire. Però sono contenti lo stesso, ci vogliono andare a quella manifestazione, è una manifestazione importante. E poi ci sono tanti loro amici, come Livia e Manlio, e c'è anche Lucia, che è la sorella della Clem, che è identica a lei, perché sono sorelle gemelle.
Così Clem si mette l'impermeabile, perché sta per piovere, dà un bacio a Giorgio, poi bacia anche Alberto, perché sono sempre innamorati Clem e Alberto. Lei ha 31 anni e lui 37. E insieme escono di casa. Sono le 8, è tardi, bisogna alzarsi per andare alla manifestazione, anche se Luigi rimarrebbe volentieri a letto. Però è abituato ad alzarsi presto. Tutte le mattine prende il pullman, poi il traghetto che attraversa il lago d'Iseo e poi un altro autobus, fino ad arrivare a Siviano di Montisola, dove insegna applicazioni tecniche. Ha 25 anni. Alzarsi allora. Si è alzata anche Ada, sua moglie. Si sono sposati da poco, 8 mesi. Poi però lei vede che piove, è anche un gran freddo, nonostante sia quasi estate, e preferisce rimanere a casa, perché ci sono ancora un sacco di cose da sistemare. Va bene, ci andrà lui alla manifestazione. Così bacia sua moglie, torno presto, le dice, ed esce di corsa, perché sono già le 8:30. 8:30. Anche Giulia è uscita di corsa. Giulietta la chiamano tutti. Giulietta ha 31 anni, anche lei è un'insegnante, insegna francese in un liceo e anche lei è molto impegnata nel sindacato. È tardi e così saluta suo marito che la raggiungerà dopo. Adesso è bloccata a casa da una telefonata importante. Fa l'assessore all'urbanistica al comune di Brescia. Luigi è della Democrazia Cristiana, di idee molto diverse da Giulietta, che invece è vicina ad Avanguardia Operaia, ma non importa. È tardi, Giulietta prende l'impermeabile e dà un bacio sulla guancia ad Alfredo, il loro bambino, che ha 4 anni e mezzo e si è appena svegliato. Non andare, dice Alfredo. Vorrebbe che la mamma restasse a casa con lui, come tutti i bambini, ma Giulietta lo convince. Tanto torna presto, torna subito. Così esce, monta sulla sua Renault 5 e parte. È importante andare a quella manifestazione. Lo è per loro come lo è per tanti, tantissimi a Brescia. Quello infatti è un momento particolare. Sono successe delle cose, tante cose, cose brutte, che fanno paura a tutti. Il clima di allora era un clima di microconflittualità quasi quotidiana. Aggressioni a militanti della sinistra, attentati alle sedi di partiti, organizzazioni sindacali e democratiche, intimidazioni nei confronti di uomini di cultura. E poi c'è il clima della conflittualità a Brescia, decisamente accesa, che scaturisce dall'autunno caldo, dalle lotte studentesche, e la posizione di alcuni imprenditori, soprattutto del mondo dell'industria, che non accettano la regola del confronto sindacale, che quindi pensano a soluzioni autoritarie, che aspirano ad uno Stato che imponga, diciamo così, un sistema d'ordine. Il modello, insomma, ordine e legge. Ne sono successe tante quell'anno. Il 16 febbraio è scoppiata una bomba alla Coop di Porta Venezia, rivendicata da un volantino delle SAM, le squadre d'azione Mussolini. Viva Dachau, bisogna passare dalle parole ai fatti. L'8 marzo, nella Chiesa delle Grazie, vengono trovate 2 bombe. Il 23 aprile scoppia una bomba a mano nel cortile della sede del PSI di Largo Torrelunga. Il 1 maggio, nell'ingresso della sede della CISL, viene trovata una borsa di tela con dentro 8 candelotti di dinamite e 300 grammi di tritolo, già innescati e pronti ad esplodere. E poi c'è un ultimo episodio. Una Vespa Primavera che salta per aria il 18 maggio in Piazza del Mercato a Brescia e uccide un giovane neofascista di 21 anni, Silvio si chiama, Silvio Ferrari, che stava trasportando una bomba sul pianale. E dopo quell'episodio e la morte di quel ragazzo che il Comitato Unitario Permanente Antifascista decide di indire una manifestazione. Troppe armi, troppe bombe, troppa tensione. La città deve mostrarsi unita, deve dire basta alla violenza. E siccome quelle bombe le hanno messe i neofascisti,
C'è anche una violenza di sinistra naturalmente in quegli anni, che fa molti morti e molti feriti. Ma siccome quelle bombe le hanno messe i neofascisti, allora quella è anche una manifestazione antifascista. 28 maggio, ore 10, tutti in Piazza della Loggia. Il palco è già pronto fino dalle 8 del mattino, montato davanti al Palazzo Municipale. Piove, ma c'è un sacco di gente. Ci sono le bandiere dei sindacati e delle organizzazioni antifasciste, quelle dei partiti, del PC, dei socialisti, dei repubblicani, anche della Democrazia Cristiana. C'è tanta gente e ci sono anche loro, Manlio e Livia, Alberto, Clem e sua sorella Lucia, vestita come lei, Luigi e Giulietta. Non ci sono soltanto loro, ci sono due uomini. Sotto i portici, sono vicini e uno sta dicendo una cosa all'orecchio dell'altro. C'è una signora, la signora Enya Scremin, che li sente dire una cosa brutta. Li sente dire, hai pronta la bomba? E la dicono piano, ma lei li sente lo stesso, perché le sono passati accanto. La signora Enya si spaventa, pensa che forse è meglio dirlo a qualcuno, qualcuno del servizio d'ordine, magari i carabinieri. Poi però ha uno scrupolo, pensa che forse ha capito male, c'è tanta gente, tanta confusione. Oppure è la sua immaginazione con i tempi che corrono. O magari è uno scherzo, ci sono tanti stupidi in giro. Sì, forse è uno scherzo, meglio lasciar perdere. Intanto la piazza si è riempita. Ci sono quasi 3.000 persone, un sacco di gente. Sta parlando Franco Castrezzati, un sindacalista. Chi ha l'ombrello se ne sta al centro e gli altri si sono raccolti sotto i loggiati dei palazzi. Sono arrivati anche fino ai portici, anche sotto il porticato centrale, quello sotto l'orologio, dove di solito per le manifestazioni ci stanno implotonati i carabinieri. Ma oggi no, sono stati ritirati nel cortile della prefettura e adesso laggiù ci sono soltanto i manifestanti. C'è Lucia che sta pensando a quello che le ha appena detto la Clem, che ha preparato le tagliatelle per il pranzo, lei che è tutto meno che una casalinga. Infatti adesso sta parlando delle 150 ore con un operaio più avanti, appena fuori dai portici, là dove c'è un cestino di metallo attaccato ad una colonna, uno di quelli in cui si buttano i rifiuti. Lì vicino c'è anche Giulietta che sta parlando con un gruppo di operai e c'è Luigi che le sta voltando le spalle. Poco più avanti ancora c'è Alberto, che sta vicino agli altoparlanti perché è un po' sordo. Lucia si affretta per raggiungere la Clem, che infatti si gira a cercarla, la vede e sorride. Ore 10 e 12 minuti. C'è il signor Euplo, un ex partigiano di 69 anni. C'è Bartolo, il signor Bartolomeo, che ne ha 59 e fa l'armaiolo. E c'è anche il signor Vittorio, che ha 60 anni ed è appena andato in pensione. Sono tutti là, sotto quel porticato, a ripararsi dalla pioggia, vicino a quel cestino metallico per i rifiuti, attaccato a quella colonna. Ore 10 e 12 minuti. Ci sono anche Manlio e Livia sotto quei portici, proprio lì vicino. Hanno visto i loro amici ed è là che stanno andando, facendosi largo tra la folla. Andiamo in piazza io e Livia, andiamo, attraversiamo la piazza, pioveva, cerchiamo i nostri amici, li individuiamo vicino a quella colonna e mentre ambedue ci stavamo avvicinando a loro, un amico mi trattiene per farmi una domanda. Quando poi mi lascia, io vado, sto avviandomi da loro e a pochi metri ho incrociato lo sguardo di Livia, ci siamo salutati e in quel momento lo scoppio. Ore 10 e 12 minuti, sta parlando Castrezzati. E ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile,
collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... In quel cestino di metallo attaccato alla colonna ci sono 7 etti di polvere di mina a base di nitrato di ammonio. L'esplosione è un lampo accecante come quello di un fulmine, seguito da un colpo secco, come una fucilata. Ho sentito uno scoppio molto secco, violento, un bagliore, e mi ricordo che prima di cadere ho pensato che potesse essere una bomba. Ho avuto la lucidità di capire. Cioè, stranamente questi istanti si sono un po' dilatati nella memoria, come se fossero momenti lunghissimi. In quegli attimi lunghissimi, la bomba massacra tutti quelli che si trovano attorno al cestino. Investe Bartolo e lo fa a pezzi, sfigurandolo. Investe il signor Vittorio e il signor Euplo. Centra Luigi con una raffica di schegge. Lancia lontano Livia e Giulietta. Sbatte la Clem per terra, a faccia in giù. E tutti quelli che stanno dietro, e che sono sopravvissuti, si ricordano di un'ombra che vola in alto e per un momento oscura il cielo. Quello Alberto, che salta per aria. Io sono caduta. Poi mi sono ripresa e ho pensato, mi sentivo oppressa e mi sono accorta che sopra di me c'erano molti corpi, io non sentivo più le gambe, poi ho cercato di muoverle, mi facevano molto male, ho capito che c'erano e sono riuscita a guardarmi intorno e ho visto un braccio con un giubbino blu, come quello di buon tempi, che era sotto la mia testa e degli arti che... E credo di essere svenuta di nuovo, fin tanto che non sentivo niente, mi sembrava che non ci fosse nessuno in piazza. Istanti lunghissimi, 3-4 secondi di un silenzio irreale, come quando si sente il tuono di un temporale, oppure passa un aeroplano che infrange la barriera del suono. E infatti Luigi, l'assessore all'urbanistica, il marito di Giulietta, che arriva in piazza in quel momento, è proprio a questo che pensa, al bang di un aeroplano. A Milano, al... E invece no, non è un aeroplano, è una bomba. Una bomba che esplosa nella piazza, in mezzo alla gente, che all'improvviso si anima, si muove terrorizzata e sbanda a destra e a sinistra. Una bomba. Fermi! State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi! Dai, state calmi, state calmi, state all'interno della piazza, il servizio d'ordine faccia correre attorno alla piazza. Quella mattina del 28 maggio 1974, in piazza della Loggia c'è l'inferno. C'è gente che grida, che si lamenta, coperta di sangue, e non sa se sia il suo o quello di qualcun altro. C'è gente che cerca, che si guarda attorno per vedere chi aveva accanto e che non vede più un parente, un amico. C'è Manlio, che ha capito subito che quella è una bomba e che pensa, Cristo, ma là in mezzo c'è la Livia. E allora si getta tra la gente, si fa largo tra la folla e la vede Livia e l'abbraccia e lei geme e quindi è ancora viva, nonostante lo squarcio che ha davanti e il sangue che la ricopre e anche lo sguardo attonito di chi le sta intorno. Però è ancora viva e se i soccorsi arrivano in tempo e la portano in ospedale forse si può salvare. E i soccorsi arrivano e si danno da fare, diretti da quella voce sul palco, da Castrezzati, che dice alla folla di aprirsi e di fare spazio alle ambulanze. Sotto il palco! Lasciate posto alla Croce Bianca! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Invitiamo la folla ad andare in Piazza della Vittoria! Ho perso di nuovo conoscenza finché qualcuno mi ha accarezzato la faccia e ha detto... Questa è l'unica viva e allora io ho capito che Clem, Alberto e gli altri non c'erano più. Il signor Euplo, Bartolo, Alberto e la Clem sono morti sul colpo.
Anche Giulietta, che è stata massacrata, ma ha il volto intatto, risparmiato dall'esplosione. Livia la portano all'ospedale. Quando arrivo all'ospedale, un'infermiera mi prende e mi dice: guardi che sua moglie è morta. Io, l'unica cosa che ho saputo dirle, mi faccia una cortesia, le pulisca il viso, perché naturalmente era tutto sporco. All'ospedale ci sono anche il signor Vittorio e Luigi. Luigi non ha più un polmone e ha la schiena massacrata, ma è vivo. I suoi abitano lontano, stanno a Foggia. Li avvertono subito. Avevo 17 anni. Mi venne incontro un ragazzo, salì, un mio amico d'adolescenza, salì traferato le scale, dicendo: Lorenzo, Lorenzo, la pioggia, la bomba. Lì per lì non avevo capito che cosa volesse dirmi. Poi con calma mi disse che mio fratello era ferito, per cui ritornai subito a casa e nel frattempo vidi mio padre che stava partendo per Brescia con i suoi fratelli. Io raggiunsi l'ospedale di Brescia il giorno dopo, entrai in ospedale, mi fecero alcune punture di calmanti perché la situazione era difficile da sostenere. Poi venni a conoscenza del suo stato fisico, conseguente alle schegge, perché era di spalle al cestino portarifiuti. Diciamo che poi è stato anche fortunato per alcuni versi, perché è uno dei pochi che non viene raccolto nelle buste di plastica. Luigi resiste quasi una settimana, ma non ce la fa. Muore il 1 giugno, verso le 9 di sera. Il signor Vittorio resiste 3 settimane, poi muore anche lui, il 15 giugno. Sono 8 i morti di Piazza della Loggia. Livia Bottardi, Giulietta Banzi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Luigi Pinto, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti e Vittorio Zambarda. Ma non ci sono soltanto loro. Ho avuto dei momenti di paura lucida, folle, mi sono inchinato dietro il pilastro pensando che potevo scoprire un'altra bomba, che quindi ero riparato. Mi è sembrato che dovesse crollare tutto il palazzo, eccetera, forse anche perché crollavano qua le vetrine, qualcuno è stato buttato dentro, era un parapiglio immenso. Ci sono 94 feriti, non gravi. Se si può considerare non grave la perdita dell'udito, gli attacchi di labirintite, lo shock che li accompagnerà per tutta la vita. Quelli che sono morti se ne stavano tutti attorno al cestino e hanno fatto da scudo agli altri. I funerali si tengono il 31 maggio 1974. Dopo la strage di Piazza Fontana, 100.000 milanesi si erano riuniti in Piazza del Duomo per seguire le bare delle persone uccise nella Banca dell'Agricoltura. In Piazza della Loggia ne arrivano 600.000 da tutta l'Italia, da Trapani a Bolzano. Il giorno dei funerali mi ricordo che c'era tutta questa gente, tantissimi fiori, impressionante numero di fiori, di colori. E la mia impressione bambina era di: come mai tutta questa gente qui? Conoscevano tutti la mamma, è impossibile. Quindi come mai sono tutti qui? Cosa ci fanno? Non mi rendevo naturalmente conto della portata, del significato nazionale, della tragedia nazionale, che era per me era semplicemente un fatto privato. Lungo tutto il percorso del funerale non c'è né un poliziotto né un carabiniere.
ci pensa un servizio d'ordine composto esclusivamente di cittadini. Ci pensiamo noi, hanno detto i sindacati al prefetto, e hanno messo a disposizione 6.000 operai. Ci sono anche tutte le autorità, naturalmente, i rappresentanti dei partiti e quelli del governo, con il presidente del Consiglio Mariano Rumor. E c'è anche il presidente della Repubblica, Giovanni Leone. La gente li contesta. Dalla folla, che circonda le bare delle vittime della bomba, che per adesso sono ancora soltanto 6, si leva una salva di fischi all'indirizzo del governo e del presidente Leone. Mentre si avvicinava Leone, io ero lì tra me e me, pensavo, cosa dico a questo presidente della Repubblica? Come mi comporto? Pensai addirittura, lo saluto, gli stringo la mano o gli do una sberla perché non è stato capace di muoversi in un'ottica più democratica, perché ha accettato appunto i voti determinanti del movimento sociale. Ero lì e lì tra me che pensavo a queste cose quando Leone si avvicinò appunto a Luigi Bazzoli e vidi Bazzoli scattare in un gesto di questo, prese per il bavero il Presidente della Repubblica e cominciò a dirgli basta Leone, non possiamo più permettere che simili atti vengano a ripetersi, dobbiamo impedire, la democrazia deve impedire che ciò debba ripetersi. Il funerale del 31 maggio conta 6 bare. A quello se ne aggiunge un altro, quello del signor Vittorio, e prima quello di Luigi, che dopo il funerale pubblico che si è tenuto a Brescia, dove è stato ucciso insieme ai suoi amici, lo riporta a Foggia, dove lo aspettano 400.000 persone. Questo viaggio di ritorno per me è stata una cosa di cui insomma faticavo anche a parlarne adesso, nonostante gli anni trascorsi. Difficoltà emotiva, comunque. E perché guardavo questa bara e pensavo all'ultima volta che l'avevo visto. Gino aveva 2 occhi grandi che ti facevano stare subito bene. Ha un nome, l'inferno di Piazza della Loggia. Si chiama Strage. Uccisione di più persone nella stessa occasione o nella stessa azione, così dice il vocabolario. Articolo 422 del Codice Penale. Ma c'è anche l'articolo 285, strage politica. E che si tratti di una strage politica, di un atto di terrorismo, appare chiaro a tutti, fin dall'inizio. C'è chi dimostra stupore per i fatti di Piazza della Loggia. Ma è di questo io non mi rendo conto, io capisco il raccapriccio, il dolore, la rabbia. Non capisco lo stupore, perché il fascismo è violenza. Ma il fascismo si è imposto, è nato con la violenza, è vissuto sulla violenza, è tramontato nella violenza e oggi cerca di risorgere ancora con la violenza. Perché siamo in Italia e il nostro paese, di stragi come quella, ne ha già viste altre. La strage di Piazza Fontana, bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, 12 dicembre 1969, 17 morti e 105 feriti. La strage di Gioia Tauro, bomba sul treno Freccia del Sud, 22 luglio 1970, 6 morti e 77 feriti. La strage di Peteano, una bomba dentro una 500 abbandonata in un campo in provincia di Gorizia, 31 maggio 1972, 3 carabinieri uccisi. La strage della Questura di Milano, una bomba a mano lanciata sulla gente che partecipa all'inaugurazione del monumento al commissario Calabresi, 17 maggio 1973, 4 morti e 46 feriti. E se non fosse ancora chiaro, se l'Italia non si fosse ancora abituata alle edizioni straordinarie dei telegiornali, poco più di un mese dopo la strage di Piazza della Loggia avviene un'altra cosa. Questa edizione straordinaria del telegiornale è dedicata a un criminale attentato avvenuto questa notte sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna contro il treno Roma-Brennero.
Il bilancio è gravissimo. 12 morti e un numero imprecisato di feriti, oltre una trentina, alcuni dei quali gravi. Il 4 agosto 1974, all'1:30 di notte, all'altezza di San Benedetto Val di Sambro, vicino a Bologna, una bomba esplode in uno scompartimento del quinto vagone del treno Roma-Monaco di Baviera, l'Italicus. Il treno si ferma e per la forza di inerzia scivola fuori dalla galleria che stava attraversando. E per fortuna, perché il vagone in cui è esplosa la bomba ha preso fuoco. Era pieno di gente quel treno. È agosto, è estate e la gente va in vacanza o torna indietro per il cambio. Muoiono 12 persone e altre 50 restano ferite. Muore un ragazzo di 13 anni e c'è il signor Antidio che lo riconoscono soltanto dalla fede che porta al dito, che ha inciso dentro la data delle nozze, 26 aprile 1948. Articolo 422 e articolo 285. È una strage come quelle, l'inferno che a Piazza della Loggia ha ammazzato 8 persone e ne ha ferite 94. È una strage politica, è un atto di terrorismo. Va bene, ma chi è stato? Le indagini vengono coordinate dal sostituto procuratore di Brescia, Francesco Trovato, che incontra subito il primo problema. È mezzogiorno. La strage è avvenuta da appena 2 ore. Carabinieri, polizia e servizio d'ordine della manifestazione hanno sgombrato la piazza e adesso Piazza della Loggia è diventata un enorme, agghiacciante luogo del delitto. Ci sono brandelli di corpi, vestiti, resti di esplosivo. Tante cose che in gergo investigativo si chiamano indizi, tracce, prove. È mezzogiorno, il magistrato non è ancora arrivato, ma arriva un'autopompa dei vigili del fuoco, che stendono le pompe, si mettono ai 4 lati della piazza, aprono gli idranti e lavano il selciato, spazzando via tutto. Perché? Per evitare la vista del sangue e lo sgomento che tale spettacolo rinnova nei cittadini, dice il vicequestore Agnello Di Amare, che comanda l'ordine pubblico per quella mattina. È una sciocchezza. Ci sono indizi importanti in quella piazza, indizi sulla bomba, che infatti non verrà mai stabilita con certezza neppure dalla perizia depositata 2 anni dopo. È una sciocchezza. Ma c'è anche chi pensa a qualcosa di peggio, come il giudice istruttore Giampaolo Zorzi, uno dei magistrati che si occupano a vario titolo della strage, che parla di interrogativi inquietanti sulla fretta di quella sconcertante operazione pulizia. Noi non sappiamo con precisione da chi sia stato ordinato, perché c'è stato un sistematico palleggiarsi di responsabilità. Io non mi sentirei di accusare in modo specifico Tizio o Caio, perché questo è stato un oggetto di indagine molto dopo. Sul momento si sarebbe potuto ricostruire molto facilmente. Diciamo che erano presenti tutti quando è stato fatto e nessuno l'ha impedito. Ecco, cominciamo a dire questo. Questo senz'altro può essere detto. Non è l'unico errore che viene commesso quella mattina. Quelli sono brutti tempi, tempi di bombe. È proprio contro quelle bombe che è stata indetta quella manifestazione. E ci sono anche alcuni avvertimenti. Il 21 maggio, il giorno del funerale di Silvio Ferrari, è il ragazzo saltato per aria con la sua Vespa Primavera solo 10 giorni prima, arriva una lettera al giornale di Brescia, intestata Partito Nazionale Fascista, sezione Silvio Ferrari, che non viene pubblicata su richiesta del prefetto. Ne arriva un'altra il 27 maggio, proprio il giorno prima della strage, indirizzato alla stampa bresciana, firmato Ordine Nero, Gruppo Anno Zero, Brixian Gau. State attenti, si dice nelle lettere, ci vendicheremo con le bombe.
Eppure quella mattina non c'è nessuna sorveglianza speciale. Il vicequestore di Amare, il tenente dei carabinieri Ferrari, ispezionano il palco attorno alle 8:30, sistemano le forze dell'ordine sotto il loggiato, come al solito, e poi le spostano nel cortile della prefettura. I cestini, che sono stati svuotati dalla nettezza urbana tra le 6:30 e le 7 del mattino, non vengono più ispezionati. Ci sono errori quella mattina e anche alcune cose che non tornano. Nell'ospedale civile di Brescia, medici e infermieri raccolgono dai corpi dei morti e dei feriti frammenti di schegge, tracce di esplosivo, anche parte del cestino portarifiuti che conteneva la bomba. Quei reperti non sono mai arrivati alla magistratura. C'è qualcuno che parla della strana telefonata di un oscuro funzionario del Ministero degli Interni e di qualcun altro che sarebbe venuto a prenderseli, ma è un episodio che non è stato ancora chiarito. Errori, disattenzioni o peggio. Li abbiamo visti verificarsi puntualmente tutte le volte che si è parlato di stragi. Va bene, ma a mettere quella bomba chi è stato? Guarda, io non ho parole, dico solamente che non è il caso di continuare, non è il caso di continuare a pagare e che tutti quelli che fanno queste porcate qui, non lo so, guardi, non so dire, so solamente che... Credo di avere adoperato il termine esatto, belve inumane. Chi le paga le belve inumane? Non lo so né lo voglio sapere, lo Stato deve intervenire, gli italiani devono finalmente difendersi da queste belve inumane. Escluso che si tratti di un incidente, una caldaia per esempio, come si disse per la strage di Piazza Fontana e come si dirà più avanti per la strage della stazione di Bologna. Escluso che si tratti di estremisti di sinistra, proprio per l'obiettivo della strage, un comizio antifascista. Escluso che si tratti del gesto isolato di un folle, come dirà la questura la sera stessa, le indagini puntano subito in una direzione ben precisa, l'estrema destra. Il quadro storico entro il quale si inserisce la strage di Piazza della Loggia è estremamente complesso, perché a Brescia giocano certamente i fattori di lunga durata, gli elementi di continuità rispetto alla tradizione di Salò, la vicinanza con la Repubblica Sociale, la permanenza di personaggi che ruotano nel mondo del movimento sociale italiano e della destra radicale, peraltro con una presenza significativa di una rivista della destra radicale e di un gruppo di esponenti neofascisti che la animano sulla base di parole d'ordine radicali ed estremiste. A condurre le indagini sono soprattutto i carabinieri di Brescia e a guidarli è un capitano, che in seguito farà carriera fino a diventare generale e finirà al centro di vicende molto discusse, il capitano Francesco Delfino. Sono successe alcune cose a Brescia e altre ne succederanno poco dopo la strage, cose strane, cose inquietanti. Ci sono 6 giovani di Avanguardia Nazionale che hanno messo una bomba alla Federazione Provinciale del PSI nel febbraio del 1973. Uno di questi si chiama Kimbo Romeo. Sarebbe stato condannato a 3 anni, ma dopo 10 mesi è già in libertà provvisoria. Sulla soffiata di un confidente, gli uomini del capitano Delfino, che comanda il nucleo investigativo di Brescia, lo arrestano, mentre assieme a Giorgio Spedini, un altro giovane di Avanguardia Nazionale, sta attraversando la Val Camonica a bordo di una 128, con nel baule 8 kg di plastico, 364 candelotti di tritolo e 5 milioni in contanti. Siamo nel marzo del 74, un paio di mesi prima della strage. È seguendo quella pista che i carabinieri arrivano ad un'officina di Segrate vicino a Milano, gestita da uno strano personaggio, un ingegnere che si fa chiamare Carlo Giortano. Non è il suo vero nome, si chiama in un altro modo, si chiama Carlo Fumagalli. Carlo Fumagalli è a capo di una strana organizzazione che si chiama MAR, Movimento di Azione Rivoluzionaria, in collegamento con altre organizzazioni di estrema destra come le SAM e come Ordine Nero. Viene arrestato a Brescia dai carabinieri mentre sta trasportando un carico di armi e di esplosivo, c'è anche un bazooka, targhe false, documenti falsi, uniformi militari e ci sono anche 2 tende cabina,
di quelle che di solito vengono utilizzate per insonorizzare le stanze in cui vengono nascoste le vittime di un sequestro. Assieme a lui, tra Milano e Brescia, i carabinieri arrestano una ventina di persone, tra cui l'altro fondatore del MAR, Gaetano Orlando. È il 9 maggio. 20 giorni dopo c'è la strage di Piazza della Loggia. 2 giorni dopo la strage succede ancora qualcosa al Pian del Racino, in provincia di Rieti. Sono le 7 del mattino. Un gruppo di carabinieri e di guardie forestali, comandato da un maresciallo che fa parte del SID, il Servizio Segreto Militare, circonda una tenda al centro di una radura. È un campo paramilitare, ce ne sono altri in quegli anni, in cui vanno ad addestrarsi giovani di estrema destra. Ma perché portate tutto questo arsenale, tutta questa roba, tutte queste armi, tutta questa polvere? Che cosa ne fate? Dobbiamo uccidere però non voi. Non siamo contro le forze di polizia, noi non miriamo a voi. Ci stiamo addestrando alla guerriglia e dobbiamo uccidere. I ragazzi che dormono nella tenda sono armati. Scoppia un conflitto a fuoco nel quale restano feriti 2 carabinieri, mentre uno dei ragazzi resta ucciso, in circostanze che molti ancora oggi ritengono poco chiare, crivellato di proiettili e con un colpo sparato a bruciapelo alla testa. Il ragazzo si chiama Giancarlo Esposti ed è uno dei leader di Ordine Nero, vicino al Mar di Fumagalli. Succedono tante cose strane in quei giorni attorno a Brescia, prima e dopo la strage. Ci sono anche alcune rivendicazioni, di Ordine Nuovo e di Ordine Nero. Il capitano Delfino però punta su un'altra direzione e punta su un gruppo di ragazzi che si riuniscono attorno ad uno strano personaggio, Ermanno Buzzi. È davvero un tipo strano, Ermanno Buzzi. Ha 35 anni, ha un atteggiamento appariscente megalomane, millanta relazioni e conoscenze e si fa chiamare Conte, il Conte di Blanchery, come scritto sui suoi biglietti da visita stampati in gotico. Per le forze dell'ordine però è più noto come ladro e trafficante d'arte, come confidente e come pederasta, come allora si scriveva nei rapporti. Si è fatto tatuare il simbolo delle SS su una mano e si definisce nazifascista, anche se le sue idee politiche sembrano piuttosto confuse. Le perizie psichiatriche lo definiranno una personalità psicopatica, istrionica, con tratti paranoici e ipomaniacali. È un personaggio di secondo piano, più che altro un delinquente comune, come molti dei ragazzi che gli ruotano attorno. Perché allora le indagini del capitano Delfino puntano proprio su di lui? Perché ha detto di essere un amico di Silvio Ferrari, anzi, di essere passato da Piazza del Mercato proprio poco dopo che era esplosa la bomba sulla sua Vespa. E poi perché ci sono alcune testimonianze. La prima è quella del signor Papa, il padre di Angelo e Raffaele, 2 ragazzi che fanno parte del gruppo. Aveva denunciato Buzzi ai carabinieri perché stava traviando i suoi figli e Angelo gli avrebbe detto spaventato che aveva fatto male perché Buzzi era capace di tutto. Aveva messo 6 bombe in Piazza della Loggia. Verbale di sommaria informazione testimoniale del 31 maggio 1975. È su questa base che il giudice istruttore indizia Ermanno Buzzi di strage e il 6 febbraio la notizia esce sui giornali. La seconda è quella di Angelo Papa, che si decide a parlare con i magistrati dopo un colloquio privato con il capitano Delfino. Se anche ti promettessi di farti scappare, gli dice il capitano Delfino e lo ripeterà anche alla commissione stragi, se anche ti promettessi 10 milioni, cose del tutto impossibili, tu non risolveresti il tuo problema. Tu devi toglierti il rospo che hai sullo stomaco. Papa prima accusa, poi ritratta, poi accusa e poi ritratta di nuovo. È stato Buzzi a mettere la bomba nel cestino quella mattina, lo ha visto, c'era anche lui. C'è una manifestazione antifascista, gli ha detto, e voglio fargli uno scherzettino. La terza è quella di Ombretta Giacomazzi, un'amica di Silvio Ferrari, il ragazzo della Vespa. Buzzi si è vantato con lei di aver messo la bomba e di aver ammazzato 8 rossi maledetti, anche se per la verità in quel momento i morti erano ancora 6.
Ma la più importante è quella di Ugo Bonatti, un ladro di opere d'arte accusato di aver rubato un quadro del Romanino, un maestro bresciano del Cinquecento, dalla parrocchia di Santa Eufemia. Bonatti è amico di Buzzi. I magistrati lo interrogano per 12 volte e alla fine lui firma la deposizione che dovrebbe ricostruire la strage di Piazza della Loggia. È stato Buzzi a fare la bomba. Li ha visti lui i candelotti di dinamite e il materiale elettrico sul suo letto, in camera, attraverso la porta socchiusa. La mattina della strage, poi, hanno fatto base in un bar. C'erano anche Ermanno Buzzi, i fratelli Papa, Nando Ferrari, fratello di Silvio, e altri tre camerati. Assieme hanno parlato ancora dello scherzettino da fare i comunisti. Sono andati in Piazza della Loggia verso le 8 del mattino. Buzzi si è fermato alla fontana che sta accanto al cestino sotto il porticato e da sotto alla giacca ha tirato fuori un pacco avvolto in carta da imballaggio. Lo ha passato ad Angelo Papa, che ha esitato. Allora Buzzi gli ha fatto un gesto e Angelo lo ha lasciato cadere nel cestino. Se ne sono andati e sono tornati verso le 9:15. Bonatti ha aspettato in macchina e dopo una ventina di minuti ha sentito il botto. Dopo un'altra serie di interrogatori, Bonatti precisa anche i nomi degli altri tre camerati. Al terzo nome però non ci arriva subito. Prima cambia descrizione, poi riconosce altre persone e alla fine si ferma ad un giovane di Brescia, che si chiama Andrea Arcai. Arcai è un amico di Silvio Ferrari, ma soprattutto è il figlio di un giudice, il giudice istruttore Giovanni Arcai, che si sta occupando dell'inchiesta sul Mar di Fumagalli e che si è detto deciso ad arrivare fino in fondo, a qualunque costo. Naturalmente, con un figlio indiziato di strage, l'inchiesta gli viene tolta di mano e trasferita a Milano. L'inchiesta di mio padre stava appunto puntando in altro, stava andando oltre quelli che erano i manovali, gli elementi di questa organizzazione, e cercava di arrivare a quelle che erano le coperture politiche. E proprio questo accadde nel periodo in cui scoppiò la bomba di Piazza della Loggia. Più avanti fu facile, credo, per chi voleva intorbidire le acque, tirare in ballo anche me, proprio perché questo, diciamo, è colpa mia. Fui insieme a Silvio Ferrari la notte prima che morisse. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Francesco Trovato e dal giudice istruttore Domenico Vino e dal capitano Delfino, che come dice lui stesso ha lavorato ai fianchi Buzzi, si concludono il 17 maggio 1977 con il rinvio a giudizio di Ermanno Buzzi e di quello che viene definito il suo gruppo. L'accusa principale riguarda naturalmente la strage di Piazza della Loggia. Il processo si tiene presso la Corte d'Assise di Brescia e si snoda lungo l'arco di 15 mesi per 178 udienze. Il 2 luglio 1979 arriva la sentenza. Ermanno Buzzi e Angelo Papa vengono condannati uno all'ergastolo e l'altro a 10 anni e 6 mesi per la strage di Piazza della Loggia. Tutti gli altri vengono prosciolti. Per il tribunale, a mettere quella bomba che ha ucciso 8 persone e ne ha ferite 94, sono stati due balordi con simpatie neofasciste che volevano fare uno scherzettino ai comunisti. Ma c'è qualcosa che non torna. Quel processo aveva questa mina dentro fin dall'inizio. Noi, alcune parti civili, questo abbiamo detto fin dall'inizio, il processo invece arrivò alla conclusione mantenendo questa contraddizione. Il processo d'appello si apre nell'aprile del 1981. I giudici fanno notare le continue contraddizioni dei testimoni, che aggiustano e cambiano le deposizioni, i metodi inquisitori dei magistrati e dei carabinieri del capitano Delfino e le incongruenze. Per esempio, Angelo Papa dice che Ermanno Buzzi, in caso di emergenza, aveva intenzione di nascondersi in un Vespasiano lì vicino, ma quel Vespasiano non c'è più da almeno 13 anni. Buzzi è tornato in Piazza della Loggia la seconda volta quella mattina per azionare l'innesco, dice Bonatti. Quindi ha usato un telecomando, ma un innesco a telecomando sarebbe stato probabilmente troppo sofisticato per un dilettante come Buzzi. Sarebbe stato interessante farle a Buzzi e a Bonatti certe domande e anche molte altre, ma Ugo Bonatti, il principale testimone, non c'è più. Stavano per processarlo a parte in un altro dibattimento quando è sparito.
Non si sa come abbia fatto, visto che fino a quel momento era strettamente sorvegliato dai carabinieri. E non si sa perché l'abbia fatto, dal momento che in quel procedimento era stato assolto. Ma è sparito. Nessuno sa dove sia e lui non si fa trovare, nonostante le ricerche e gli appelli che gli vengono rivolti. Per conto di chi hai fatto quella testimonianza? Chi intendevi coprire attraverso quella testimonianza? Perché magari sei stato costretto a fare quella testimonianza? Sono queste le domande che noi vorremmo fare a Ugo Bonatti e riteniamo che siano fondamentali. Bonatti, io voglio rivolgermi a te non più come familiare, ma come cittadino di questo paese, perché occorre renderci consapevoli di una cosa: chi ha fatto quella strage, chi ha fatto anche le stragi successive, può ancora operarne per costruirne delle altre. Scoprire la verità deve essere un impegno di tutti. Bonatti non torna. Secondo il giudice istruttore Giovanni Arcai, avrebbe incontrato un uomo venuto da Milano, in un aeroporto del sud, che gli avrebbe consegnato un passaporto falso e 1 milione in contanti. Io credo che se noi avessimo potuto trovare Ugo Bonatti, avremmo potuto farci dire chi gli aveva detto di dire queste bugie. E io credo che la ragione per cui Ugo Bonatti da 30 anni a questa parte non lo si è più trovato sta nel fatto che avrebbe avuto modo di dire chi gli aveva indicato le bugie da raccontare. E non parla neanche Ermanno Buzzi, ma non per sua volontà. L'11 aprile 1981 Buzzi è in attesa delle udienze del processo d'appello. Quel giorno Ermanno Buzzi viene trasferito dal carcere di Brescia, dove si trova già da 4 anni dopo la condanna, a quello di Novara. Buzzi ha paura. Ha paura perché in quel carcere ci sono i nomi più in vista del terrorismo nero e perché è stato preceduto da una segnalazione su Quex, la rivista semiclandestina dei detenuti di estrema destra, che lo indica come confidente dei carabinieri, come infame. E lui sa che fine fanno in quegli anni, in carcere, gli infami. O forse ha paura di qualcos'altro, che qualcuno lo abbia condannato a morte per impedirgli di parlare al processo d'appello. Il primo giorno Buzzi lo passa chiuso in cella, rifiutandosi di uscire anche per l'ora d'aria. Il secondo giorno prova ad uscire. È una bella giornata di sole e in cortile c'è una partita di ping pong. È lì che viene avvicinato da 2 persone. Uno si chiama Mario Tuti. Tuti è uno dei fondatori del Fronte Nazionale Rivoluzionario, una formazione armata di estrema destra che agisce soprattutto in Toscana. Tuti è in carcere perché nel 75 3 carabinieri sono andati a suonare alla sua porta con un mandato d'arresto nell'ambito di un'inchiesta sull'estremismo di destra. Tuti ha aperto la porta e poi si è messo a sparare. Ha ucciso 2 carabinieri, ha ferito il terzo ed è scappato. Verrà arrestato in Francia ed estradato in Italia. L'altro si chiama Pierluigi Concutelli. Sono un soldato politico e quindi sono un prigioniero politico. Anche Concutelli è un nome importante nell'ambito del terrorismo di estrema destra. È uno dei fondatori di Ordine Nero ed è in carcere, tra l'altro, per aver ucciso il sostituto procuratore Vittorio Occorsio, che stava indagando sull'estremismo neofascista. Il 10 luglio 1976 Pierluigi Concutelli lo uccide a Roma mentre sta andando a lavorare. Tuti e Concutelli si appartano in un angolo del cortile con Ermanno Buzzi. Devono parlargli, devono dirgli una cosa importante. Questa mattina è stata effettuata la perizia necroscopica sulla salma di Ermanno Buzzi, il neofascista strangolato nel carcere di Novara dai terroristi neri Mario Tuti e Pierluigi Concutelli. Lo hanno strangolato. Concutelli lo ha tenuto fermo mentre Tuti lo uccideva con un laccio da scarpe, coperti dalla confusione dei detenuti per la partita di ping pong. Ma non si sono fermati lì. Dopo averlo ucciso, lo hanno sfregiato, spingendogli gli occhi dentro le orbite con i pollici. Per punirlo, dicono Tuti e Concutelli, perché era un informatore dei carabinieri, un millantatore, un pederasta. Qualunque sia il motivo, quando si apre il processo d'assise d'appello, a testimoniare Ermanno Buzzi non c'è. Il 2 marzo 1982,
Dopo 193 ore di camera di consiglio, un record nella storia giudiziaria, la Corte pronuncia la sentenza. Assolti tutti. Assolto Angelo Papa dall'accusa di strage e con lui, in un certo senso, anche Ermanno Buzzi, che la sentenza definisce un cadavere da assolvere. E conferma anche per tutte le assoluzioni precedenti, compresa quella di Andrea Arcai, il figlio del giudice istruttore a cui era stata tolta l'inchiesta sul Mar di Fumagalli, che a questo punto ha un dubbio, condiviso da molti altri. Devo precisare naturalmente che sono stato assolto in tutti e due i giudizi di primo e di secondo grado con formula piena, nel giudizio di appello su richiesta anche del pubblico ministero. Forse è da ricercare nel nome che portavo, cioè Arcai, il figlio del magistrato che in quel momento stava facendo le indagini sul Mar di Fumagalli. In qualche modo forse c'era interesse di qualcuno che fosse implicato anch'io in questa vicenda per sottrarre l'inchiesta a Brescia. 28 maggio 1974, 2 marzo 1982, più un'altra manciata di rinvii in Cassazione e di appelli tra Roma e Venezia, che in sostanza confermano le assoluzioni precedenti. Si arriva al 1984. Sono passati 10 anni e cosa sia successo esattamente in Piazza della Loggia ancora non si sa. Sicuramente per gli imputati il fatto non sussiste, ma come dice il sindaco di Brescia di allora, Cesare Trebeschi, subito dopo le sentenze di assoluzione, quegli 8 morti e quei 94 feriti esistono e come. E lui lo sa, dal momento che Alberto, saltato in aria in Piazza della Loggia, era suo fratello. Chi era là, quella mattina, non può dimenticarsi di quello che è successo. Personalmente ho un ricordo persino agghiacciante che qualche volta mi torna come un incubo nei sogni notturni o nel ricordo personale. Perché stavo parlando con Alberto Trebeschi, vicino a me c'era Livia Bottardi Milani, c'erano gli amici, i compagni che sono caduti, e quando una giovane professoressa, una cara amica, Giovanna Gitti, la sorella dell'allora vicepresidente della Camera, Ciso Gitti, mi chiama, mi allontano dal gruppo degli amici, mi sposto una quarantina di metri, raggiungo Giovanna sotto un lampione e in quel momento la bomba esplode. Chi è stato? Il gruppo, inizialmente ritenuto responsabile della strage, dice la relazione di maggioranza della Commissione Stragi, ad una serena riflessione odierna appare poco credibile come tale. Il primo filone di inchieste, quello sul gruppo Buzzi, si è concluso con una serie di assoluzioni. Sono stati persi 10 anni. Va bene, ma chi è stato? È tanto grave la cosa che è accaduta che non so rendermi ancora conto. Ho ancora l'impressione che mi vengano ancora in casa i miei figlioli, perché io la mia nuora la consideravo come la mia figlia, preciso. Secondo filone di inchieste. C'è un'altra pista. Nasce soprattutto dalle rivelazioni di alcuni pentiti. Uno di questi è Sergio Calore. Sergio Calore è un estremista di destra romano, fondatore del gruppo Costruiamo l'Azione. Calore allarga lo scenario della strage di Piazza della Loggia, mettendola in relazione con ambienti del neofascismo milanese. L'altro è Angelo Izzo, uno dei 3 neofascisti responsabili di uno dei casi più spaventosi della cronaca nera di quegli anni, quando 2 donne, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, convinte di andare ad una festa, vengono violentate e massacrate da 3 giovani in una villa del Circeo. Si salva soltanto Donatella, e solo perché la credono morta. Izzo dice di aver saputo che la strage l'hanno fatta i milanesi, con l'aiuto di alcuni neofascisti bresciani. Fa anche dei nomi. Quello di Giancarlo Rognoni, uno dei capi del gruppo neofascista milanese La Fenice, vicino ad Ordine Nuovo. E quello di Cesare Ferri, un altro neofascista milanese, vicino al Mar di Carlo Fumagalli.
Quello di Cesare Ferri è un nome che fa drizzare le orecchie alla procura di Brescia, perché nelle indagini sulla strage c'era entrato fin dall'inizio. La sua fotografia era stata ritrovata tra gli effetti personali di Giancarlo Esposti, ucciso dai carabinieri durante l'irruzione al campo paramilitare di Pian del Racino. E poi c'era stato un prete, Don Gasparotti, parroco della chiesa di Santa Maria in Calchera, a Brescia, che aveva visto il giornale, aveva visto la foto e aveva riconosciuto in Ferri un uomo che era passato dalle parti della sua chiesa tra le 8:30 e le 9 del 28 maggio 1974. E cosa ci faceva uno come Cesare Ferri a Brescia il giorno della strage? L'istruttoria, che cerca di dare una risposta a queste domande, viene condotta dal sostituto procuratore Michele Besson e dal giudice istruttore Giampaolo Zorzi. Inizia nel marzo del 1984 e si conclude 2 anni dopo, nell'86. Vengono rinviati a giudizio per strage Cesare Ferri e Alessandro Stepanov, un neofascista milanese. Stepanov gli avrebbe fornito un falso alibi per quella mattina, sostenendo che erano assieme all'università per un esame. E viene rinviato a giudizio anche Sergio Lattini, direttore della rivista Quex, che gli avrebbe fatto da tramite con Tuti e con Cutelli per far ammazzare Buzzi, che voleva raccontare quello che sapeva. Non è un'inchiesta facile neppure questa. Succedono un paio di cose abbastanza inquietanti. Uno dei 3 neofascisti del massacro del Circeo, Gianni Guido, ha raccontato in carcere di sapere chi ha fatto la strage di Brescia. Glielo ha detto Buzzi, sono stati loro i bresciani, assieme ai milanesi, sotto la supervisione di Cesare Ferri. Sarebbe interessante parlarci con questo Guido e non dovrebbe essere difficile, visto che dovrebbe essere in carcere. Si è preso 30 anni per il massacro del Circeo e invece no, in galera non c'è, è evaso dal carcere di San Gimignano, è scappato in Argentina e adesso è detenuto lì. Va bene, si può fare una rogatoria, andare in Argentina e sentirlo lì. E infatti il giudice Zorzi sta per partire, quando arriva un telex dall'ambasciata argentina. L'interrogatorio è stato rimandato su richiesta delle autorità italiane. Ma quali autorità? Non si riesce a capire. Però nel frattempo Guido è evaso anche dal carcere argentino e ha fatto perdere le sue tracce. Un qualcosa che fa letteralmente venire i brividi, soprattutto di rabbia, scriverà il giudice Zorzi nella sua sentenza. In quanto si propone quale riprova, se mai ve ne fosse bisogno, dell'esistenza e costante operatività di una rete di protezione pronta a scattare in qualunque momento e in qualunque luogo. Le indagini sul depistaggio potranno essere fatte ancora. Secondo me il problema, molto più che conoscere nel dettaglio chi sia l'autore materiale, cosa che io credo non sapremo più, sia quello di sapere come sia stato possibile che apparati dello Stato abbiano partecipato a allontanare la ricerca della verità da quello che doveva essere accertato. Questo è il punto. Altra cosa che succede. C'è un delinquente comune, con simpatia di destra, che si chiama Ivano Bongiovanni. Bongiovanni gira parecchi carceri e si propone come confidente. Ascolterà quello che dicono i terroristi di destra e poi lo soffierà agli investigatori. E infatti, un po' di soffiate importanti le fa. E parla anche di Giancarlo Rognoni e Cesare Ferri. Poi, all'improvviso, cambia idea. Ha una crisi di coscienza, dice. Tutte quelle soffiate sono false, sono una recita, concordata con altri neofascisti che stanno parlando, ma soltanto per farsi belli con i giudici. Così non soltanto le soffiate di Bongiovanni perdono di credibilità, ma anche tutte quelle altre, vere o false che siano. Un siluro, scientificamente programmato e allestito e poi sparato, così lo definisce il giudice Zorzi nella sua sentenza. Il siluro Bongiovanni. La sentenza arriva il 25 maggio 1987. Tutti assolti per insufficienza di prove. Appello nel 1989, assolti per non aver commesso il fatto. Cassazione qualche mese dopo, conferma delle assoluzioni. Fine del secondo filone di inchieste. Siamo arrivati a 15 anni e una verità non c'è ancora. Una verità per una cosa come quella, una strage. Uccisione di un elevato numero di persone nella stessa occasione o azione, così dice il vocabolario.
Ma una strage è anche qualcosa di più, non ci sono soltanto i morti. Una strage, dicono i superstiti, ti mangia la vita. Questa strage mi ha mangiato la vita, ha mangiato la vita a tutti noi, perché in quel momento noi eravamo nel pieno della nostra capacità di pensare, di studiare, di lavorare e di fare. Avevamo una... riconosco adesso di... che in quel momento c'era una carica vitale eccezionale, una capacità di ci sentivamo quasi immortali e onnipotenti. Era una sensazione di aver raggiunto un livello a partire da quello che eravamo, cioè guadagnandoci gli studi, la laurea, il posto di lavoro, la sicurezza economica, avevamo una situazione affettiva che in quel momento ci sembrava più che soddisfacente, e d'un colpo tutto questo è stato, si è dissolto. Il dolore inaridisce, il dolore offusca la realtà, il dolore ti fa diventare cattivo. Un grosso senso di colpa per aver avuto la fortuna di sapere determinate cose, di vivere, semplicemente di vivere. E questo per molti anni non me lo sono perdonato. Soltanto i morti o i feriti che sono sopravvissuti, ci sono anche tutti gli altri, quelli a cui la strage ha strappato qualcuno, un marito, un figlio, oppure una mamma che è uscita una mattina dopo un bacio e non è tornata più. Io non ho ricordi perché avevo 4 anni e mezzo, ero troppo piccolo, ho solo qualche flash di quella giornata, qualche flash ma proprio sbiaditissimo di mia mamma, e a me quell'evento ha portato via non solo una persona cara ma anche la possibilità di avere ricordi. Io sono stato privato della persona e dei ricordi. Tutto quello che so di mia mamma è ricostruito, avviene attraverso i racconti degli altri. Io ricordo distintamente che quando ero piccolo cercavo di fissare nella mia mente la voce di mia mamma, perché io allora mi ricordavo qual era la voce di mia mamma, però avevo la paura di perdere il ricordo della voce. Allora mi ricordo che cercavo anche di associarla a qualche altra persona che avesse una voce simile, perché così mi sarei ricordato che voce aveva. E poi il tempo è stato inesorabile nel cancellare anche anche il ricordo della voce di mia mamma. E quindi di lei io non possedo niente, insomma. Chi è stato? Ma non c'è soltanto questo. Chi è stato, sì, va bene, ma perché? C'è un troncone di istruttoria che rimane aperto per accertare le responsabilità di Giancarlo Rognoni e altri e che si chiude nel 93 con un'ovvia assoluzione, visto l'esito dei procedimenti precedenti. Io ho dovuto firmare una sentenza di proscioglimento istruttorio che però non pregiudicherà l'eventuale ripresa di indagini laddove nuovi elementi dovessero emergere. Comunque elementi di verità anche sulle responsabilità individuali sono stati acquisiti. Ciò che è certo invece, a mio avviso, forse sbaglierò, non lo so, però questa è la mia convinzione, ci sono le prove dell'attribuzione, dell'attribuibilità, della corretta attribuzione di questa strage come di altre a una determinata area politica. Io nella mia sentenza ho dedicato una parte della stessa... Cosa vuol dire questo? Mi scusi, che è una strage nera? Sì, certo. Ma almeno la sentenza scritta dal giudice istruttore Zorzi cerca di definire il contesto in cui è avvenuta la strage.
l'area da cui provengono gli assassini e le loro possibili motivazioni. Prima di tutto bisogna pensare a quegli anni e a quell'anno in particolare, il 1974. Perché sono gli anni 70, anni di lotte, di cambiamenti e di scontri. Ed è il 1974 che dal punto di vista politico è un anno molto particolare. È l'anno del referendum sul divorzio, che viene approvato dal 60% degli italiani. E questo, in un paese come l'Italia di quegli anni, rappresenta una rivoluzione di costume incredibile, con enormi risvolti politici. 12 maggio 1974, passa il divorzio nell'Italia che la domenica va a piedi per l'austerity. La circolazione delle auto viene limitata per l'aumento del prezzo della benzina, che arriva fino a 260 lire al litro. C'è chi pensa che adesso si può andare avanti e cambiare molte altre cose, e chi invece i cambiamenti non li vuole. C'è anche chi pensa che per l'Italia sarebbe meglio un sistema politico diverso, radicalmente diverso. Per esempio una repubblica presidenziale, oppure qualcosa di molto più autoritario. Magari una giunta militare, come quelle che ci sono in Grecia, in Portogallo o in Cile. Un generalissimo, come Franco in Spagna. I cambiamenti, sia a destra che a sinistra, si possono ottenere con i mezzi democratici previsti dalla Costituzione, per esempio le elezioni. Ma c'è chi pensa che si possano ottenere più facilmente con una scorciatoia, un colpo di Stato, un golpe. La storia dei tentativi di colpo di Stato in Italia è in gran parte ancora da scrivere ed è molto controversa. La maggior parte degli storici, però, e la commissione parlamentare incaricata di indagare sulle stragi, ne individua almeno quattro. Estate del 1964, piano Solo. Si chiama così Solo perché la sua esecuzione era stata affidata soltanto ai carabinieri, che in caso di bisogno avrebbero dovuto occupare i centri nevralgici dello Stato, la televisione, i telefoni, le ferrovie, e provvedere a denucleare, cioè ad arrestare e a deportare in Sardegna, una lista di persone opportunamente stilata dal SIFAR, il servizio segreto di allora, che comprende uomini politici, sindacalisti, giornalisti e sacerdoti. Il piano non scatterà mai, ma nel luglio del 64 le sue strutture vengono messe in preallarme. Proprio quando Aldo Moro sta cercando di costituire uno dei primi governi di centrosinistra. Rumore di sciabole, dirà Pietro Nenni. Paura del golpe. Il piano verrà scoperto qualche anno dopo da due giornalisti dell'Espresso, Lino Iannuzzi e Eugenio Scalfari, e diventerà oggetto di alcune inchieste, tra cui una interna all'Arma dei Carabinieri, condotta dal generale Giorgio Manes. Alle inchieste viene opposto il segreto di Stato, mentre il generale Manes morirà nell'anticamera del magistrato che sta per ascoltarlo, per una crisi cardiaca, dopo aver bevuto un caffè. Ma questa è un'altra storia. Dicembre 1970, golpe borghese. Si chiama così perché viene organizzato dal principe Junio Valerio Borghese. Sono tutti pronti, a Roma, ma anche in Toscana, in Piemonte, in Valtellina, a Venezia e a Milano. I piani, l'auspicata svolta politica, il tanto atteso colpo di Stato, ha avuto luogo. Invece niente, l'ordine rientra e il piano non scatta. Controordine, tutti a casa, non se ne fa più niente. Il processo per il golpe borghese, che si chiuderà nel 1984, affermerà che è solo un golpe da operetta, il parto di un conciliabolo di 4-5 sessantenni. Ma anche questa è un'altra storia. Primavera del 1973, golpe della Rosa dei Venti. Prende il nome da un'organizzazione, la Rosa dei Venti, comandata dal colonnello dell'esercito Amos Piazzi, al centro di una rete che ha collegamenti con il Mar di Carlo Fumagalli, con la Fenice di Giancarlo Rognoni, con Ordine Nuovo e con il SID, il Servizio Segreto Italiano, e anche i servizi segreti americani, ed è finanziata da importanti gruppi industriali italiani. Il golpe non scatta, o meglio, come dice uno degli indagati nell'inchiesta, si trasforma in una sorta di golpe permanente, con atti di terrorismo che arrivano fino al 1974.
L'inchiesta sul golpe, iniziata dal giudice Giovanni Tamburrino di Padova, viene portata a Roma, finisce nel calderone dell'inchiesta sul golpe borghese e si conclude con una generale soluzione. E anche questa è un'altra storia. Poi c'è il golpe bianco di Edgardo Sogno, nell'agosto del 1974. Lo hanno chiamato il golpe bianco perché a coordinarlo è un ex partigiano liberale, il conte Edgardo Sogno Rata del Vallino, fondatore delle formazioni partigiane franche. L'inchiesta sul golpe Sogno inizia a Torino con il giudice Luciano Violante, poi si sposta a Roma e si conclude con una generale assoluzione perché il fatto non sussiste, anche se è lo stesso Sogno ad ammettere l'esistenza del suo tentativo di golpe in un libro di memorie uscito dopo la sua morte. Perché ci sono stati dei tentativi di colpo di Stato in Italia? Perché l'atmosfera in quegli anni era estremamente tesa e c'era qualcuno che aveva, diciamo, predisposto anche questa opzione. Questi tentativi di golpe non sono riusciti probabilmente perché erano tutte minacce di tipo politico per intimidire la sinistra e creare una situazione di maggiore timidezza, ad esempio dei socialisti nel 64 nella loro partecipazione al governo e negli anni 70 in generale per intimidire, per rendere meno aperta e forte la protesta giovanile e lo spostamento a sinistra dell'elettorato. Golpe tentati, golpe non riusciti oppure soltanto golpe presunti. Però che ci siano state alcune strutture dello Stato, tra cui servizi segreti, con compiti non ortodossi, questo è certo. È certo, dice la Commissione Stragi, che nell'immediato dopoguerra furono costituite strutture paramilitari segrete operative soprattutto nella parte nord-orientale del paese. È certo che a tali organizzazioni furono assegnati compiti non solo difensivi, ma anche informativi e di controinsorgenza. La più nota è Gladio, la cui esistenza verrà riconosciuta soltanto nel 1990. È il presidente del Consiglio Giulio Andreotti a renderla pubblica. 622 uomini che facevano parte di un'operazione internazionale della NATO chiamata Stay Behind, stare dietro, pronti ad intervenire come guerriglieri in caso di invasione sovietica. Soltanto 622? È un dubbio che viene a molti, soprattutto in considerazione del fatto che nelle liste rese pubbliche gli addestratori sono ben 280. E poi, soltanto Gladio? Quali altre strutture erano operative in quegli anni? E con quali compiti, esattamente? C'è una teoria che cerca di spiegare che cosa facessero le organizzazioni come Gladio e perché. Per alcuni è soltanto un teorema e non esiste. Per altri, invece, è una realtà storica. È la teoria del doppio Stato. Il doppio Stato in Italia, secondo le persone che seguono questa teoria, si sarebbe manifestato con una realtà governativa legale che attua le leggi regolarmente e poi una struttura occulta e parallela che, seguendo ordini provenienti dall'estero o dagli stessi servizi segreti, ha operato, ha propiziato stragi, terrorismi ed altre attività illegali. È certo che nel medesimo arco temporale sorsero organizzazioni di natura privata in funzione anticomunista, così dice la Commissione Stragi. Guerra fredda, guerra non ortodossa, colpo di Stato, rivolgersi ai corpi sani della nazione, i gruppi di élite dell'esercito, i paracadutisti, i carabinieri, cambiare l'Italia, anche con le bombe, se necessario. Sono argomenti di cui si discute pubblicamente in un convegno organizzato all'Hotel Parco dei Principi, a Roma, nel 1965, dall'Istituto Luigi Poglio per gli Affari Strategici, creato dallo Stato Maggiore della Difesa e finanziato dal SIFAR, il Servizio Segreto Militare. Ci sono ufficiali superiori delle Forze Armate, alti magistrati, dirigenti politici, docenti universitari, giornalisti come Guido Giannettini e militanti dell'estrema destra, come Pino Rauti. Io fui uno dei relatori al famoso, o famigerato secondo taluni, certamente famoso, convegno al Parco dei Principi sulla guerra rivoluzionaria e vi partecipai perché fui invitato, io
non era a conoscenza di chi si disse poi era finanziato dallo Stato Maggiore. In realtà io non chiesi chi lo finanziasse, fui invitato a parlare su un tema che per me era affascinante, quello appunto della guerra rivoluzionaria, perché sostenevo, ero convinto in quegli anni, oggi con l'esperienza accumulata, ma si fa presto a parlare con il senno di poi, oggi non sarei più della stessa opinione, insomma, ma allora io ritenevo che fosse in atto qualcosa che andava affiancando gradualmente la normale attività politica. Che fosse in atto un tentativo di spossessare la politica ad opera di forze non sempre chiaramente individuabili, ma sempre chiaramente visibili poi in determinate manifestazioni esterne. E questa per me era la cosiddetta guerra sovversiva o guerra rivoluzionaria, come la definivamo dal nostro punto di vista. Sono tante le formazioni di estrema destra attive in Italia tra gli anni 60 e la metà degli anni 70. Tra le più importanti c'è Avanguardia Nazionale, fondata da Stefano Delle Chiaia nel 1960, e poi Ordine Nuovo, Centro Studi Ordine Nuovo, fondato nel 1956 da Pino Rauti, da una scissione del Movimento Sociale Italiano. Fu detto in quegli anni che noi volevamo l'Italia come la Grecia dei colonnelli, il che non è esatto, anche se guardammo con simpatia per le condizioni nelle quali si trovava la Grecia all'epoca del golpe dei colonnelli e per talune iniziative anche che presero con molto coraggio, che prese quel regime militare. Alcune cose di ammodernamento tecnico il cosiddetto regime dei colonnelli lo fece, ma non era ovviamente il nostro ideale politico. Nel 1969, poco prima della strage di Piazza Fontana, il Centro Studi Ordine Nuovo si scioglie da solo e confluisce di nuovo nell'MSI. Alcuni però non ci stanno e fondano il movimento politico Ordine Nuovo. Possono avervi trovato rifugio, riparo o interessata allocazione anche elementi, gruppi, forze, tendenze, pulsioni e quant'altro si può raccogliere in quest'area che abbiano collegamenti con le stragi. Per cui alla fine rifacciamoci agli atti giudiziari dai quali finora, almeno finora, risulta che non c'è stata una compromissione diretta dei vertici che facevano l'attività politica come noi lavoravamo, anche se qualche elemento collaterale può essere stato marginalmente coinvolto. Che ci siano state connessioni tra settori delle istituzioni e terrorismo stragista ormai è più che un'opinione. A dirlo ci sono le condanne definitive per depistaggio di alti ufficiali dei carabinieri e dei servizi segreti, tutti deviati naturalmente. Come il generale Gianadelio Maletti e il capitano Antonio Labruna per la strage di Piazza Fontana. Come il generale Dino Mingarelli e il capitano Antonio Chirico per la strage di Peteano. O come il generale Pietro Musumeci e il colonnello Giuseppe Belmonte per la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Ci sono le affermazioni delle sentenze, come quella per la strage di Piazza Fontana, e ci sono anche le dichiarazioni di alcuni protagonisti di quella stagione di sangue, come Vincenzo Vinciguerra, reo confesso della strage di Peteano, che dice di avere commesso per punire quei corpi sani della nazione che avrebbero tradito l'alleanza. Uccidendo dei carabinieri, che cosa contavate di ottenere? Contavo di lanciare un segnale perché venisse meno questa strumentalizzazione che veniva fatta del mondo neofascista, da parte dei suoi dirigenti, che non potevano continuare a frequentare gli stati maggiori e i servizi di sicurezza e contemporaneamente proclamare la guerra al sistema e l'eredità della Germania nazionalsocialista. È in quegli anni che avviene la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Gli anni delle organizzazioni paramilitari segrete, gli anni della violenza che insanguina le strade delle città, delle bombe che esplodono e uccidono, gli anni dei golpe. Ha un nome tutto questo, si chiama strategia della tensione. È in questo contesto che esplode la bomba in quel cestino sotto il porticato di Piazza della Loggia. È lì
che muoiono Livia, Clementina, Giulietta, Alberto, Luigi, Bartolomeo, Euplo e il signor Vittorio. La verità storico-politica dice che la strage di Piazza della Loggia è stata ordita da gruppi dell'estremismo radicale della destra estrema, i quali, in rapporto anche con settori di servizi deviati, apparati dello Stato, e in collegamento con ambienti del neofascismo milanese, hanno sostanzialmente ordito e perpetrato la strage. Questo in vista di un disegno politico, e cioè fa scaturire nel Paese una domanda di uno Stato autoritario e forte che rispondesse, diciamo così, alla crisi italiana e che ponesse fine alle impellenti esigenze di una società ormai adulta e matura, come scrisse Aldo Moro. Credo che questa sia la verità politica e storica sulla strage, la cui matrice mi sembra assolutamente inequivocabile e inconfondibile. Va bene, ma chi è stato? Nelle carte del giudice istruttore Giampaolo Zorzi c'è scritto che la verità è a portata di mano, ma è come se fosse coperta da una velina opaca e traslucida che impedisce di portarla in superficie. Come si fa a rompere quella pellicola? Come si fa a vedere cosa c'è sotto? Terzo filone di inchieste. C'è un'altra istruttoria. La pista, battuta dai sostituti procuratori Roberto Di Martino e Francesco Piantoni, anche sulla base delle indagini del giudice istruttore Zorzi, punta direttamente sul gruppo veneto di Ordine Nuovo, già coinvolto nelle inchieste per la strage di Piazza Fontana e della Questura di Milano. Alla base dell'istruttoria ci sono alcune testimonianze, di cui due in particolare. La prima è quella di Carlo Di Giglio. Carlo Di Giglio è un esperto di esplosivi. Negli anni delle stragi è un pezzo grosso della cellula veneta di Ordine Nuovo ed è anche un agente dei servizi segreti americani col nome in codice di Erodoto, lo stesso che aveva suo padre quando collaborava con i servizi americani. È stato arrestato, è scappato in Sud America con documenti falsi, è stato ripreso nel 1992 quando è tornato in Italia con una condanna a 10 anni per banda armata e detenzione di armi e di esplosivo, ha accettato di collaborare. Ha detto alcune cose su Piazza Fontana e alcune sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. La seconda è quella di un neofascista padovano, Maurizio Tramonte, militante di Ordine Nuovo e allo stesso tempo informatore del SID, il servizio segreto italiano. Nome in codice Tritone, la fonte Tritone nelle carte dei servizi. Cosa dicono Erodoto e Tritone? Secondo loro, la responsabilità della strage deve essere attribuita ad una cellula di Ordine Nuovo che fa capo ad un medico veneziano, Carlo Maria Maggi. A fornire l'esplosivo sarebbe stato un ordinovista di Mestre, Delfo Zorzi, che non c'entra niente con il giudice istruttore, anche se ha lo stesso cognome. A trasportarlo fino a Milano, un altro ordinovista veneto, Marcello Soffiati. Lo stesso Di Giglio, in una tappa del viaggio, avrebbe provveduto a mettere in sicurezza l'esplosivo. Dice che Soffiati si è fermato a Verona ed è andato nel suo appartamento di Via Stella per fargli vedere una valigetta 24 ore. Soffiati la apre e Di Giglio vede che dentro ci sono 15 candelotti di dinamite con un innesco formato da una pila da 4,5 volt e una sveglia col quadrante di plastica già pronta, con le punte voltate all'insù per facilitare il contatto. Soffiati è pallido e terrorizzato, e ha ragione. Di Giglio glielo dice: sei matto a portarti in giro una cosa del genere fin lì, in treno. Buttala via subito. Ma non si può. Deve portarla a Milano. Allora Di Giglio solleva il perno del quadrante con molta cautela, riducendo il pericolo di un contatto non voluto. Poi Soffiati riprende il treno e prosegue il viaggio fino a Milano, dove consegna l'esplosivo ai neofascisti di Giancarlo Esposti, quello che viene ucciso a Pian del Rascino. A metterlo nel cestino di rifiuti sotto il porticato centrale di Piazza della Loggia, secondo la fonte Tritone,
sarebbe stato un ordinovista di Rovigo, Giovanni Melioli. I sostituti procuratori Di Martino e Piantoni controllano le testimonianze e le ritengono attendibili. A queste aggiungono le informazioni di un ex ordinovista veneto, collaboratore di giustizia, Martino Siciliano. Allegano anche una fotografia scattata qualche istante prima dello scoppio della bomba in Piazza della Loggia. Confuso tra la folla c'è la fonte Tritone, Maurizio Tramonte, o almeno così dicono i periti, che ritengono la fotografia attendibile al 92%. Ai magistrati torna in mente anche la signora Ennia, quella che aveva sentito i due giovani parlare, passandole accanto. Hai pronta la bomba? Assieme alla fotografia, i magistrati hanno anche una nota del SID del 6 luglio 1974. La nota informativa è firmata dalla fonte Tritone, che dice di aver partecipato, qualche giorno prima della strage, ad una cena in cui c'era anche Carlo Maria Maggi. Si è parlato della fondazione di Ordine Nero al posto del disciolto Ordine Nuovo, della necessità di procedere ad una serie di attentati da sfruttare politicamente e si è parlato anche della strage di Brescia, che non doveva rimanere un fatto isolato. Avrebbero anche parlato dei capi dell'organizzazione, dice la nota del SID, tra cui ci sarebbe stato anche Pino Rauti. Ma la magistratura che si occupa delle indagini non le manda nessuno. Interrogato, il maresciallo Felli lo ammette candidamente. Mi sono chiesto tante volte come mai tante cose riferite a Roma non emergessero. Sulla base di tutti questi elementi, i magistrati che coordinano le indagini chiedono una serie di rinvii a giudizio. Indicati come responsabili della strage sono Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi e Maurizio Tramonte, a cui si aggiungono anche Giovanni Maifredi, un personaggio già entrato nelle inchieste, sedicente istruttore di gruppi paramilitari e autista del ministro dell'Interno Paolo Emilio Taviani, e poi anche il generale Francesco Delfino e Pino Rauti. C'è un problema che riguarda gli apparati di sicurezza dello Stato di quegli anni, evidentemente riguarda un disegno colpista di quegli anni e non c'è solo un personaggio, c'è una trama, c'è un tessuto importante all'interno dello Stato di personaggi che depistano, che in qualche modo controllano quello che avviene, magari non lo provocano ma sanno che sta succedendo e non lo impediscono e poi stanno bene attenti a calibrare le indagini in modo che siano sempre una minaccia nella direzione del movimento popolare piuttosto che nella direzione giusta. I magistrati chiedono il rinvio a giudizio anche per due avvocati. Uno è l'avvocato Gaetano Pecorella, difensore di Delfo Zorzi, perché, dicono le accuse, attraverso l'altro avvocato, Fausto Maniaci, avrebbe fatto avere $115.000 a Martino Siciliano, perché invalidasse alcune delle dichiarazioni rese come collaboratore di giustizia. Quando si terrà il processo per la strage di Piazza della Loggia, avrà un compito importante. Dovrà dire chi ha ucciso Livia, Giulietta, Clementina, Alberto, Luigi, Euplo, Bartolomeo e il signor Vittorio. Ma anche dire perché li hanno uccisi. Strategia della tensione, va bene, ma qual era l'obiettivo? Le forze dell'ordine che dovevano trovarsi sotto quel porticato? I carabinieri, come Vincenzo Vinciguerra con la strage di Peteano? Oppure colpire una manifestazione antifascista, colpire i rossi, in un momento particolare di avanzata delle sinistre, con la vittoria sul divorzio e tutto quello che stava accadendo? Sono passati 33 anni. Altre stragi, come quella di Piazza Fontana, hanno avuto un iter giudiziario lungo e complesso, che ha stabilito molti punti fermi, ha detto molte cose, ma non ha assicurato alla giustizia nessun colpevole. È un problema il tempo. Fa scomparire i testimoni, gli investigatori e anche gli imputati. Due di quelli che sono ritenuti tra i principali responsabili delle stragi, Marcello Soffiati, che secondo l'accusa avrebbe materialmente portato la bomba fino a Brescia, e Giovanni Melioli, che sempre secondo l'accusa l'avrebbe materialmente messa dentro il cestino, non possono essere processati, perché nel frattempo sono morti. Il motivo per cui io non credo che questo processo possa portare a risultati eclatanti
e che man mano ci si è allontanati dalla data dei fatti, quindi molti testimoni non ci sono più, molti protagonisti non ci sono più. Ma non fa soltanto questo il tempo. Allontana i fatti dalla memoria, allontana l'emozione dai fatti e li rende eventi storici che sono sempre un po' freddi e finiscono per essere dimenticati, a meno che qualcuno non vada a rileggersi nei libri di storia. E la nebbia che li avvolge, la nebbia del mistero, contribuisce a raffreddarli. Ci sono gli studi statistici a dimostrarlo, le domande fatte ai giovani studenti di Milano e di Bologna sulle stragi che hanno insanguinato le loro città. Chi è stato a compiere la strage di Piazza Fontana? Le Brigate Rosse. Che cosa è successo a Bologna il 2 agosto del 1980? Non lo so. E invece quei fatti non possono essere dimenticati, non possono diventare freddi. Sono fatti importanti per la nostra storia e per chi li ha vissuti direttamente. Loro non se li possono dimenticare. Loro se li ricordano tutte le volte che passano da Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io per anni non sono passata. Quando ho cominciato ad andare in giro per Brescia da sola, facevo dei percorsi alternativi, allungando a volte anche di parecchio la strada, ma non passavo volentieri di lì. Adesso ci passo e... ma... non lo so come spiegare, è sempre un posto spiacevole di Brescia, legato a ricordi, a situazioni, a cose veramente che lasciano il segno, che non sono superabili. È il ricordo, ma non della strage, ma di un supermercato. Io ho comprato con mio fratello Gino, là vicino, un piccolo indumento che lui aveva il giorno della strage. Lui ce l'aveva di colore blu e io di colore rosso. E per me Piazza della Loggia è l'acquisto di quel piccolo capo d'abbigliamento che avevamo fatto insieme. E poi è una piazza che vedo con il sole, non la vedo con la pioggia. Non vado al cimitero, il cimitero per me non mi dice nulla, i corpi così non mi dicono nulla, vado lì, in questo luogo della memoria, che è luogo della memoria per me, dove cerco di ritrovarmi, dove misuro quel dopo, quella strada, ciò che ho fatto in questi anni, ciò che stiamo portando avanti, qual è la mia vita. La misura in tutta la sua pienezza. Strage, strage. Uccisione di un elevato numero di persone nella stessa occasione o nella stessa azione, così dice il vocabolario. È una delle azioni più orribili che si possano concepire. E la morte per strage è una delle più ingiuste e assurde che si possano immaginare. Ma è anche una morte inutile. Quelle 8 vittime della strage di Piazza della Loggia sono morti inutili? Io credo che per noi, per la nostra comunità, per Brescia, quelle non siano state morte inutili. Per noi sì, per noi familiari sì, perché noi siamo stati amputati di un affetto in maniera definitiva e irrimediabile. Ma se cerco di dare una valenza pubblica a quello che è successo, allora io credo che queste morti non siano state inutili, perché Brescia ricorda tutti gli anni e tutti gli anni è costretta a ribadire la necessità della... la sottolineatura di quei valori che sono stati negati da quella strage, quindi la tolleranza, il rispetto degli altri, la democrazia. Questi valori oggi, secondo me, qui a Brescia sono più radicati per quel motivo. Il giudice istruttore Zorzi aveva detto che la verità è a portata di mano, ma è come se fosse coperta da una sottile velina traslucida, come una specie di pellicola. È lì, la si intravede, ma ancora non c'è. Che cosa succede se quella sottile pellicola non riusciamo a romperla? Perché questa mancanza di un responsabile ti impedisce anche un'altra cosa, e sul piano individuale e sul piano collettivo. Io e questa città non siamo nelle condizioni, anche se lo volessimo, di poter perdonare, perché non sappiamo chi poter perdonare. E credo che invece in noi e nella città ci sia uno straordinario bisogno di capire quei fatti
per superarli e andare quindi oltre e per dare speranza di futuro alle nuove generazioni. Una speranza di futuro che deve però basarsi sulla credibilità istituzionale, che tale sarà nella misura in cui riesce fino in fondo ad affrontare le proprie responsabilità sapendo analizzare fino in fondo ciò che è avvenuto in quegli anni. Verità giudiziaria, verità storica, verità politica. Fatti, responsabilità, dinamiche e motivazioni che fanno parte di un presente che non ha giustizia come il nostro e che ancora deve capire i propri legami con il passato. Va bene. Ma la memoria però è anche un'altra cosa. La memoria è fatta di emozioni, è fatta di pietà e di indignazione, è fatta di ricordi che sono cose vive, come le persone, che ci sono sempre, anche quando non ci sono più. Io non avrei voluto raccontare questa storia. Io avrei voluto bere un caffè con mio fratello, avrei voluto dialogare con lui. Riesco ancora a ricordarla, è bellissimo. E allora quando la saluto alla sera la vedo, bellissimo, è un regalo che mi rende molto felice.